Buonasera a tutti, ben ritrovati al TMV News che realizziamo da Castiglione della Pescaia in Toscana, dallo stabilimento balneare di Daniele Carnasciari che è qui accanto a me. Buonasera Daniele. Ciao, buonasera, ciao Lorenzo. Location bellissima, adesso fai anche l'imprenditore? No, diciamo che era una cosa che mi balenava in testa già da tempo e ho avuto questa possibilità e quindi l'ho colta al volo. E quindi insomma, adesso chi vuol venire a trovarti, tu sei qui a Castiglione della Pescaia, fai la stagione qui naturalmente. Sì, faccio la stagione qui alla Valletta, qui a Castiglione della Pescaia e niente, si sta da Dio, che si deve dire. Eh sì, no, si sta bene, si può parlare con te di calcio ovviamente, anche di altri temi, però nello specifico parliamo di calcio e della nazionale, visto che ha conquistato i campionati europei. Se ti avessero detto all'inizio dei campionati che l'Italia avrebbe vinto il titolo, ci avresti creduto? No, non ci avrei creduto, però ci avrei sperato, questo sì. E comunque l'unico convinto era Mancini, perché mi ricordo un'intervista sua di un anno e mezzo fa che era sicuro e sarebbe perlomeno arrivato fino alla fine. E quindi qui bisogna dargli atto che è stato bravo a ricostruire una nazionale non solo vincente, ma anche una nazionale con un bel gruppo, con giocatori che sono riusciti ad arrivare alla vittoria finale proprio perché erano veramente amici e questo a Mancini bisogna dargli atto, perché poi non è che noi abbiamo il fuoriclasse, però abbiamo il gruppo e spesso con il gruppo si vince. Eh sì, in effetti non ci sono delle vere e proprie stelle in questa nazionale, però ci sono ottimi calciatori che poi col passare delle partite hanno cementato il gruppo e sono arrivati a questo traguardo eccezionale, perché lo ricordiamo, mancava il titolo europeo da 53 anni. Sì, da 68 e poi li ricordiamo, l'abbiamo vinto con testo croce, quindi diciamo che questo forse è il vero primo europeo, dai. Eh sì, assolutamente, ma parlando di singoli, quali sono stati i giocatori che veramente a tuo parere possono aver fatto la differenza? Allora, a me mi piace sempre parlare di gruppo e quindi questa è la conferma, però diciamo che due su tutti era Spinazzola, che purtroppo poi ha avuto un infortunio serio, e direi Donnarumma, perché con rigori con la Spagna e ieri sera insomma ha fatto la differenza, e la differenza l'ha fatta anche con quell'intervento contro il Belgio, quindi diciamo che non a caso è stato votato il miglior giocatore del torneo. Eh sì, sembrava che prima dell'inizio dei campionati europei potesse risentire un po' della situazione legata anche al suo futuro, all'addio al Milan, potesse in qualche modo essere condizionato, in realtà così non è stato. Questo a testimonianza della sua grande personalità e della sua grande maturità anche. Sì, e della consapevolezza di essere forte. Eh no, quello c'è dubbio. Questo conta, eh? Certo, no, diciamo che adesso è stato consacrato come il miglior portiere al mondo probabilmente. Sì, ma lo sarà anche per tanti anni, perché è del 99, 22 anni, quindi non so quante partite già ha alle spalle, vittoria del campionato europeo, quindi insomma dai, questo è un campione vero. Riprendiamo la discussione con Daniele Carnasciari tra pochissimo a proposito della nazionale, non soltanto adesso però proprio ancora sugli azzurri sentiamo uno dei nostri inviati al seguito della nazionale, Tancredi Palmeri. È una delle due imprese più grandi della storia della nazionale italiana. Non è soltanto la vittoria dell'Europeo e averlo fatto in casa della squadra ospitante, con una formazione solida, con un entusiasmo impressionante. Wembley non si era mai sentito così e dopo essere andati sotto dopo 118 secondi, chi altro è mai riuscito a ribaltare una situazione simile? Ci sono rimonte, ma non contro squadre di casa che si giocano la finale in casa e sono andate così prima in vantaggio. Forse c'è solo un esempio e non riguarda noi, Uruguay-Brasile del 1950, e anche quella volta Obdulio Varela disse los de afuera son de palo, quelli là fuori non esistono. Roberto Mancini ha fatto credere che fosse possibile fino alla fine. Nessuno lo riteneva possibile, ancora di più dopo aver subito quel gol dopo 118 secondi, segnato da Wembley. Dallo stadio è stata spinta l'Inghilterra, lo stadio ha strozzato qualsiasi reazione e respiro sin dall'inizio, e poi per il resto del primo tempo gli azzurri erano ancora con il cuore nelle scarpe, rimaste negli spogliatoi.
pezzo dopo pezzo, azione dopo azione. L'Inghilterra avrà modo di riflettere sul proprio timore, sulla propria timidezza, ma è stato il coraggio dell'Italia, ancora una volta, dopo il Belgio, dopo la Spagna, a provare ad andare a cercare quello che sembrava impossibile, prima nel secondo tempo e poi con le stille di energia che rimanevano nei supplementari. Capitano Chiellini, mamma mia, grazie di tutto. È stato veramente encomiabile tutto quello che è rimasto fino alla fine, conducendo gli altri, dando l'esempio. E adesso torneranno in Italia, li accoglieranno, sarà tutto bellissimo. Questo è indimenticabile. Tancredi Palmeri, per TMV Radio, Wembley. Prima parlavamo di singoli, naturalmente elogi per tutti i calciatori della nostra nazionale, però Daniele, probabilmente ci si aspettava di più da Immobile, manca il vero e proprio centravanti a questa nazionale, dovrà essere questo l'ulteriore tassello che la nazionale dovrà colmare? L'ulteriore sì, gap che sì, dovrà colmare? Diciamo che un attaccante di peso un po' c'è mancato, però diciamo che Immobile ha fatto la propria parte, quindi... E si torna lì, si torna poi a parlare sempre di gruppo, è quello che conta. Magari non abbiamo visto il migliore Immobile, però insomma il campionato i gol li fa e quindi diciamo che forse ha bisogno di sbloccarsi anche in nazionale. Però ecco, ripeto, è un giocatore che ci può stare benissimo. Poi se troviamo, siamo bravi a trovare un giocatore che fa anche i gol, tanto di cappello. Però insomma, per adesso la nazionale mi piace così, perché gioca bene. In velocità e tutto, quindi diciamo che Immobile e Belotti, dai, diamo un bel voto anche a loro. Prima parlavi di Mancini, te lo aspettavi che fosse così capace di dare un gioco brillante alla nazionale e soprattutto di cambiare la fisionomia alla squadra? Mancini quando allena squadre di club, non solo Mancini ma tutti gli allenatori, no? Quando arrivano nelle squadre di club, secondo me si trovano anche determinati giocatori che forse non hanno feeling, però sono costretti magari a tenerli e anche a farli giocare, va bene? E quindi qualche volta puoi snaturare anche il tuo modo di vedere il calcio. In nazionale invece Mancini è arrivato e si è scelto lui i giocatori, anche magari contro l'opinione pubblica, tipo Bernardeschi o anche altri giocatori, se li è scelti, se li è tenuti, se li è plasmati e è lui che decide chi fa giocare e chi far entrare, capito? O chi non chiamare, chi non convocare. Quindi lui è stato bravo in questo. Secondo me in questo qui Mancini è uno dei più bravi. E dal punto di vista del gioco, perché comunque adesso l'Italia non è più quella che bada, diciamo così, a contenere gli avversari, ma impone il proprio gioco attraverso un possesso palla notevole. Ma poi non abbiamo, non ci scordiamo che con la Svezia siamo andati fuori e abbiamo fatto il mondiale, quindi lui è venuto, ha ricostruito un ambiente. C'erano le macerie prima. Quindi ragazzi, no, Mancini è stato, poi non a caso gli è stato rinnovato il contratto fino al 2026, perché poi l'anno prossimo ci sono i mondiali, appunto. Poi ci saranno altri europei, poi ci saranno i mondi, quindi diciamo che la federazione in questo caso si è mossa bene. E ai mondiali, a tuo parere, adesso l'Italia parte come una delle favorite? L'Italia parte sempre una delle favorite, perché poi alla fine sono sempre Francia, Germania, a mondiale di Brasile, Argentina, però noi zitti zitti si arriva sempre, siamo così insomma. La Francia invece è stata una delle grandi delusioni degli europei. Sì, sa perché? Perché sanno di essere più bravi, va bene, e ogni giocatore che gioca nella Francia pensa di essere quello che risolve le partite, di essere sempre più bravo degli altri. Quindi non giocano, si torna lì, non giocano da squadra e quando non giochi da squadra... Invece ai mondiali avevano giocato da squadra? Ai mondiali avevano giocato, poi sono forti, quindi anche se non giocano da squadra loro possono arrivare fino a un fondo. Però a questi europei qui abbiamo visto determinate situazioni dove pensavano di aver già passato il turno, se ti ricordi bene, quando sono stati rimontati e sono stati buttati fuori. Quindi, però ecco, la Francia è una delle squadre secondo me più forti. E tornando agli europei, la grande sorpresa qual è stata secondo te? La Svizzera? No, anche l'Inghilterra. Anche te l'Inghilterra. Pensavi all'inizio del torneo che l'Inghilterra sarebbe arrivata in finale? Però comunque giocando in casa qualche chance poteva averla? Però io davanti all'Inghilterra ci avevo messo il Belgio, ci avevo messo la Francia, forse la Germania. E invece poi siamo arrivati noi all'Inghilterra. E la Svizzera, visto che comunque è riuscito ad eliminare la Francia? Sì, anche la stessa Danimarca, ha perso la prima partita con la Finlandia, a parte il caso Eriksen e tutto, però poi insomma
La Danimarca è uscita perché gli hanno dato quel mezzo rigore all'Inghilterra, quindi sì, sì, è vero. Se no sarebbero andate a rigori e forse anche lì le cose sarebbero cambiate. Diciamo che dai, è stato un bello europeo perché noi abbiamo giocato bene dall'inizio alla fine. Ti ricordi all'inizio dicevano ma noi incontriamo squadre deboli, l'Italia. Sì, è vero. Proprio dopo abbiamo buttato fuori la Spagna, certo, il Belgio, era l'Inghilterra. Quindi, certo. Bravi, bravi, bravi. L'unica, diciamo, perplessità legata all'Italia è quella stata nella partita con la Spagna, ma evidentemente la Spagna per il gioco che pratica è ancora avanti all'Italia, anche perché ha un vantaggio di qualche anno. Sì, poi sai cosa la Spagna, che c'era un 2002, un 2001, un 2000, un 99, quindi riesce ad avere sempre giocatori che sanno fare quel tipo di gioco lì, giovani, quindi la Spagna sarà una di quelle nazionali che arriveranno sempre in fondo. Senti, invece parlando della Serie A, che cosa ti aspetti nella prossima stagione? La Juventus torna favorita con Allegri in panchina, ma anche con una struttura di squadra diversa, probabilmente non ci saranno cessioni, ma comunque verrà rinforzata? Questa domanda me la dovresti fare tra un mesetto, quando il mercato è finito, perché non si sa. Però insomma, secondo le tue sensazioni? Allora, le sensazioni sono sempre, soprattutto Inter e Juventus, anche se l'Inter ha dato via Kimi, però sì. Insomma, diciamo che se tiene Lukaku, se tiene Lautaro Martinez, quindi insomma, diciamo che... Ci sono parecchi sé però legati ancora all'Inter. Appunto, ecco che ti dico, se me la fai tra un mese so rispondere meglio. Però ecco, diciamo, Juventus e Inter sono le due squadre che hanno un qualcosa in più. Sono curioso di vedere la Roma di Mourinho, il Napoli di Spalletti, la Lazio di Sarri, qui sono cambiati tutti, capito? Certo. Quindi la vedo un bel campionato. Il Milan di Pioli. Il Milan di Pioli, la confermo perché Stefano è bravo. Purtroppo ce l'avevamo noi a Firenze, anche lì siamo riusciti a mandarlo via. Il Milan che comunque adesso deve pensare a qualche acquisto, perché è partito Donnarumma, è partito Çalhanoğlu, ovvero che Donnarumma è stato subito rimpiazzato con Maignan, però comunque serve qualcosa in più per poter affrontare anche la Champions. Sì, perché Çalhanoğlu era un bel pezzo per il Milan, quindi si deve rinforzare, ma insomma Maldini e Massara sono, li reputo, due persone capaci e quindi sono convinto che tireranno fuori una buona squadra. La Fiorentina invece con Italiano in panchina, che impressione ti fa? No, ma le note dolenti. E che impressione mi fa? Ancora non abbiamo comprato nessuno. No, Nico Gonzalez è arrivato, è stato pagato anche molto. Lo conosci? No, però comunque le relazioni che ci sono su di lui sono molto buone. È un giocatore che tra l'altro arriva dalla conquista della Coppa America, di cui parleremo. Sì, tra poco. No, certo. No, a parte gli scherzi. Allora, negli ultimi 3 anni ci siamo salvati alle ultime giornate, io vorrei forse una Fiorentina un po' diversa e riuscire anche a fare un mercato un po' più scoppiettante? Più scoppiettante, per non prendere giocatori che sono giocatori già fatti anche per il campionato italiano, capito? E quindi che facciano un po' la differenza. La Fiorentina deve ripartire un po' da zero, perché poi insomma, davanti non basta solo Vlahovic. Sulle fasce siamo un po', ancora qualche giocatore manca, in mezzo al campo manca, insomma, dai, è una squadra, mi piacerebbe tutti gli anni venissero messi dei giocatori funzionali e poi dopo cresci piano piano, quindi una programmazione, quella che ancora non si è visto, io spero che si inizi. E i nomi che vengono fatti fino a questo momento per la Fiorentina, che vengono accostati ai Viola, mi riferisco naturalmente a Zaccagni, a Simi come eventuale vice Vlahovic, a Messias, che cosa ti suscitano? Si torna lì, io sarò ripetitivo, tra un mese te lo dico, perché non ho, adesso non ho... E tra i giocatori che sono indicati, tra i possibili partenti, quali sono invece quelli che terresti? Ad esempio Pezzella lo terresti o lo faresti andare via? Pezzella mi sembra ha vinto la Coppa America, no? Certo. Quindi, allora perché ce l'hai, lo devi tenere, io lo terrei, Pezzella, Milenkovic... Sono giocatori che, anche se hanno mercato, però devi fare uno sforzo e tenerli. Giocatori che sono da diversi anni qui e che magari sai che hanno un certo rendimento, te li devi tenere. Perché se no, dopo, se dai via Pezzella lo devi rimpiazzare, dai via Milenko lo devi rimpiazzare. Magari con quali giocatori? Hai capito? Quindi la sicurezza io la terrei e poi dopo andrei a migliorare nelle parti dove c'è carenza. Prima parlavamo della Coppa America che è stata conquistata dall'Argentina contro il Brasile, allora andiamo a sentire quali sono state le reazioni dopo questo successo dell'Albiceleste sia in Argentina che in Brasile
ascoltiamo Giacomo Iacobellis. Le lacrime di Neymar, la sorrisa, il sorriso, Lorenzo, di Lionel Messi. Lionel Messi che è stato senza alcun dubbio il protagonista principale di questa Coppa America, che è tornata a tingersi di albiceleste, quindi di bianco e di celeste, dopo ben 28 anni, dopo ben 4 finali perse proprio dalla stella dell'Argentina e del Barcellona. È arrivata questa grande rivincita per Messi. Messi protagonista, sicuramente il giocatore più importante, più decisivo di questa manifestazione. Prestazione ridata in Brasile a son di gol 4 e a son di assist 5. Messi, il giocatore che ha messo d'accordo l'intera Argentina, che ha fatto felice un intero popolo che in questo momento, al pari del popolo brasiliano e del popolo sudamericano più in generale, sta vivendo settimane davvero complicate a causa dell'incalzare sempre più forte, costante, grave della pandemia da coronavirus. Messi che, insieme a Di Maria, è stato senza alcun dubbio la più bella notizia di queste ore in Argentina. Si racconta, Lorenzo, che tanti bambini nati in queste ore, nonostante fosse stato scelto per loro inizialmente un altro nome, siano stati chiamati proprio Angel in onore di Di Maria, il campione del Paris Saint Germain, che ha deciso la finale col Brasile. L'ultima cosa che ti racconto, Lorenzo, ci arriva proprio in questi minuti, la proposta di Diario Le, noto quotidiano argentino, che propone di far disputare negli Stati Uniti a fine anno una grande finale tra l'Italia, campione d'Europa, e l'Argentina, campione d'America, proprio in onore di Dios, di Diego Armando Maradona, ovvero colui che ha lasciato in eredità a Messi il peso della nazionale argentina. La Coppa America l'hai seguita, Daniele? Almeno la finale? Ma secondo te sì. Ma guarda che c'è qui alle spalle tu. No, magari non prendevi sonno qualche notte. Il campionato europeo, perché avevamo la televisione là sotto, se no una notte si fammi dormire. Certo, comunque non era così pronosticabile. Ascolta, no, l'Argentina... capace di sconfiggere il Brasile. No, poi il finale Argentina-Brasile è bello. Certo, sempre affascinante. Messi ha vinto il primo trofeo con la nazionale. Sono contento. Anche se il grande protagonista in finale è stato De Paul, che lascerà il nostro campionato. Sarà una perdita per la Serie A. Vedi, anche lì si torna. È un giocatore da fare un sacrificio e da far venire a Firenze. Ora, quando ti dico io che si deve crescere, bisogna anche... comprare questi giocatori qui. Però è anche singolare il fatto che venga acquistato da una squadra straniera, cioè che non resti in Serie A. Sì, questo cioè, anche deve far pensare. Sì, no, fa pensare che i soldi... Anche se l'Udinese, come si suol dire spesso, è una bottega cara. Sì, certo, però dai, è un giocatore che su cui si poteva puntare. Sì, aveva fatto un pensierino anche il Milan. Lo so, il Milan, l'Inter, insomma, c'erano squadre che puntavano su De Paul. Però ecco, diciamo che è un giocatore, secondo me, forte, poi è andato dove ci sono soldi. Sì, anche perché a questo punto non poteva altro che fare un salto di qualità aver dimostrato il suo grande valore nell'Udinese. Certo, fatto bene. Poi la conferma è venuta con la vittoria della Coppa America, quindi... Certo, assolutamente. Daniele, adesso quindi che cosa ti aspetta per quanto riguarda questa giornata? Un bel bagno? Sicuro, stando sotto il sole si comincia a sudare, quindi dai. Andiamo tutti in acqua. E per quanto riguarda invece l'avvicinamento al campionato, come sarà da parte tua? Qui, naturalmente, nel tuo stabilimento balneare, però ecco, qui guarderai un po' di partite anche di amichevoli, precampionato? Sì, quello è logico. Lo seguirò, ecco. Resterai sempre aggiornato. Insomma. Sempre aggiornato. Poi sei te che mi telefono tutte le volte, quindi quando ho bisogno ti chiamo. Va bene, allora, dallo stabilimento balneare di Daniele Carnasciali, qui a Castiglione della Pescaia, è tutto. Grazie Daniele, a te. Bocca al lupo per tutto naturalmente. Ciao e buon proseguimento di serata.